grazie Domenico soprattutto per, come dire, per un'esposizione personale di cuore. Credo che molte, come dire, delle cose che tu hai detto, anche provocatorie, avrebbero e hanno bisogno di un confronto, un dialogo, una riflessione più ampie. Faccio notare Stefania Di Campi, che era prevista come intervento, che è presidente delle organizzazioni non governative del Piemonte, aderenti alla OLI, una rete che Ivana conosce, che viene da lì, una rete storica, importante, che a questo proposito, mi dispiace che Stefania non possa collegarsi, ha interloquito e guidato una cooperazione territoriale per molto, molto tempo in Piemonte. Oggi purtroppo anche quei tempi sono drammaticamente cambiati. Stefania appunto ha bloccato anche lei causa Covid a casa, ma dice che c'è un temporale in Piemonte e la connessione è del tutto instabile. Mi dispiace che non ci sia Stefania, perché in quell'Ecuador, nell'Ecuador di oggi e in Nicaragua, le organizzazioni non governative vengono buttate fuori. Sono la sua organizzazione, l'organizzazione di Stefania, è stata cacciata dopo decenni che lavorava in Ecuador la settimana scorsa. Non so, in Nicaragua i cooperanti non possono più entrare, i cooperanti stranieri. Abbiamo quindi un tema molto evidente, che è proprio quella relazione nel territorio forte con le comunità e con le associazioni, oggi penalizza fortemente anche quei paesi dove la storia della cooperazione italiana, Ivana conosce bene il Perù, per dire, è una storia di relazioni che passa dalla presenza delle organizzazioni. Allora, a Ivana adesso passo la parola, Ivana Pozzotto, dico solamente due cose. Il primo dicembre del 2021, per Zoom, come al solito, per via videoconferenza, viene lanciata una campagna nazionale i cui primi testimonial sono il cardinale di Bologna Zuppi e Romano Prodi. Campagna 070, Ivana spiegherà cos'è per l'Agenda 2030 l'obiettivo dello 070 destinato dalla ricchezza nazionale all'aiuto pubblico allo sviluppo, cos'è questa richiesta. Una campagna che 10 giorni fa il presidente Mattarella, all'apertura della conferenza che si tiene ogni 3 anni sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, dopo l'intervento in plenaria di Ivana, ha con forza, o prima, è avvenuto prima, quindi dando, come dire, facendo la premessa all'intervento di Ivana, conoscendo la campagna, ha rilanciato il Presidente della Repubblica. Ha detto l'obiettivo è quello di questa campagna, sostanzialmente, che io sostengo. Ora, peraltro, alla sessione seguente, del giorno seguente, il ministro Franco, quindi il ministro, quello che tiene le casse del nostro paese, il responsabile del budget, ha detto l'obiettivo deve essere quello dello 0,70. Allora, passo la parola a Ivana, che dirà chi ha promosso, perché l'abbiamo promossa, cosa vogliamo fare, con questa particolare, come dire, osservazione. C'è un obiettivo numerico, c'è un obiettivo di risorse, ma è solo questo la campagna 070 o è un obiettivo culturale? E quindi, se lo è, visto che parliamo ai territori, alle comunità, a un sistema, com'è che lo si può costruire insieme, lo si può affermare insieme? Grazie, Ivana Pozzotto, che è anche la prima presidente donna della FOCSI, cioè della più grande rete nazionale delle associazioni che